sere bizzarre. Grazie. Presidente, io la prima è molto secca, è rivolta al sindaco, cogliendo il suo invito a finire velocemente. Sindaco, lei lo scorso anno, in occasione della campagna elettorale per le regionali, ha annunciato urbi e torbi che era stato preso un finanziamento per la copertura dell'Alghisa, che di lì a qualche tempo sarebbe poi stata effettivamente realizzata. È passato oltre un anno, per cui vorrei capire che cosa è successo. È successo che nel frattempo siamo riusciti ad ottenere un finanziamento anche dalla provincia di 150.000 euro. Questo finanziamento ottenuto dalla provincia praticamente servirà a fare la caratterizzazione del materiale che è in quel sito e il progetto di bonifica. Finalizzato a cosa? Nell'asse 6, la misura 6.2, quindi l'asse 6 della nuova programmazione 2014-2020, che ahimè ancora non parte, ma speriamo che parte presto, ci sono 108 milioni di euro, se non ricordo male, ma supera abbondantemente i 100 milioni di euro, di finanziamenti per bonifiche di siti inquinati, anche siti privati. Quindi diciamo che può essere interessato anche quel sito. Chiaramente propedeutica alla partecipazione a questi bandi è il possesso di un progetto di bonifica e la caratterizzazione. Chiaramente mi sono preoccupato appunto di avere questo finanziamento in provincia e quindi ci hanno concesso 150.000 euro di finanziamento per fare queste due cose. E abbiamo rallentato volutamente la copertura perché la caratterizzazione, sa meglio di me in cosa consiste. Consiste nel andare a fare dei prelievi su tutti i cumuli che sono lì presenti per praticamente fare un'analisi e quindi fare un rapporto su tutto quello che viene. Se andiamo a fare la copertura adesso e poi bisogna... Se andiamo a fare una copertura adesso e poi andiamo a rimuovere la copertura per fare la caratterizzazione, a ricoprire, va da sé che forse probabilmente si va a vanificare quel lavoro. Ed è un lavoro in più perché lo vai a mettere due volte, quindi aumenterebbero in maniera esorbitante i costi, ma sicuramente verrebbe male anche il lavoro perché coprire e scoprire non è proprio la cosa migliore. Quindi penso che la settimana prossima verrà fuori proprio il bando per affidare la progettazione sia della copertura e sia della caratterizzazione e il progetto di bonifica, di modo che, ripeto, avremo tutto quello che occorre per cercare, non per riuscire, perché poi magari, per cercare di risolverlo per sempre, perché noi candideremo quel progetto in questo asse 6.2 della nuova programmazione dei fondi europei. E quindi, se ci sarà finanziato come io auspico, ci sarà la soluzione definitiva. Nel frattempo comunque andremo a coprire. Io prendo atto della sua risposta. Sono d'accordo con lei che se si potesse prendere finanziamento per la bonifica sarebbe buona cosa, però la mia domanda a questo punto è questa. Lei parla comunque di conferire ancora la progettazione per la copertura del telone, ma quelli, se non ricordo male, erano finanziamenti che andavano in scadenza e che dovevano essere contabilizzati entro, credo, il 2014, entro il 2015, se non ricordo male, proprio perché adesso parte la nuova programmazione. Quindi presumo da questa sua risposta che quelli siano stati persi, quelli della precedente programmazione. Parlo della copertura. Assolutamente no, le dico che sono stati rifinanziati dalla regione. C'è stato e se lei sta dicendo che ancora non parte la programmazione 2014-2020, come... Sono stati rifinanziati, c'è una delibera di giunta regionale che quando vuole può venire su e la verifica, la controlla, sì, c'è una comunicazione della regione. Magari la porta la prossima volta, così. È un documento che sta su agli atti, no? E vedrà il bando la settimana prossima, spero che faranno il bando, perché insomma, ripeto, quel finanziamento abbiamo concordato con la regione.
dopo che abbiamo avuto questo finanziamento dalla provincia, è chiaro, le scadenze, ad esempio le dico, l'intervento di Portafoggia, anche quello deve essere rendicontato entro una certa data, ma le date vengono anche vive. Però parliamo di situazioni diverse. Parliamo di fondi europei. E anche europei. Di tipo di finanziamento. Parliamo di fondi europei, parliamo delle misure 2007-2013, dei fondi 2007-2013, e voglio dire, c'è questa fortuna, vive Dio, ci sta. Abbiamo concordato con la regione, visto che sono riuscito ad avere un finanziamento di 150.000 euro dalla provincia per fare questo ulteriore passo in avanti. Tra l'altro mi pare che esistesse già una, assolutamente una, no. una perizia che se non sbaglio era stata fatta fare. Assolutamente no, esiste un piano, e adesso non ricordo la locuzione precisa, ma non è la caratterizzazione, è un piano. Però fu fatto già un prelievo, mi pare. È un piano, è qualcosa di completamente diverso a quello che serve per fare poi la bonifica, è un piano preliminare di caratterizzazione, che è diverso dalla caratterizzazione. La caratterizzazione si va a intervenire, c'è un numero minimo di prelievi che bisogna fare per forza per legge, c'è una procedura molto più complicata, del resto quella costò alle casse del comune quella volta 20.000 euro, che voglio dire rispetto ai 150.000 euro di finanziamento che abbiamo avuto, va da sé che si capisce che l'intervento è completamente diverso, questo è un intervento che deve rispettare certi requisiti perché sennò alla fine non ti è possibile candidare il progetto. Quindi ripeto, siccome abbiamo avuto anche questo finanziamento dalla provincia, siamo andati in regione, abbiamo detto guardate, vabbè, questo l'abbiamo capito, io le sto chiedendo, poiché quel finanziamento precedente aveva una programmazione ben determinata che non è stata, da quello che lei sta dicendo, rispettata, a questo punto è sicuro che non sia stato perso quel finanziamento, verrà riproposto nella nuova programmazione? No, è stato già dato il finanziamento. È già stato dato. Con quale delibera, con quale atto? C'è una comunicazione su anche della regione, se vuole non la ricordo. Magari se ce la fa tenere. Quando vuole, tiene sue. Anche via mail, via fax, non lo so, con una comunicazione tramite il presidente. Ci sarà, ripeto, anche il bando che la però il bando è un'altra cosa. Perfetto. Va bene, grazie. Comunque non abbiamo perso, abbiamo raddoppiato, giusto per tranquillizzare. Va bene. Lascio raddoppio. Bene.